Assessore, oggi il maestro Enea Cetrullo presenta qui a Palazzo di Città quest'opera, questo Cavalluccio di Mare, che è un po' anche il simbolo di Pescara. Sì, oggi sono ben felice di essere qui alla presentazione di quest'opera del maestro Enea Cetrullo, che è un artista ben conosciuto e noto nella nostra città. E, lui ha già donato delle opere al comune di Pescara, che vengono date in omaggio ai visitatori, a coloro che vengono a rendere visita alla nostra città, ma in questo caso questa è un'opera, il Cavalluccio di Mare, come vediamo è un'opera che ci dà gioia, che ci dà serenità, felicità, perché è pieno di colori e quindi è un augurio, io la prendo così, di passare un Natale gioioso, felice, perché tutti noi ne abbiamo voglia. Maestro, vogliamo spiegare com'è nata, insomma, quest'idea della realizzazione di questo Cavalluccio di Mare? Sì, la realizzazione è molto importante, perché quando un artista segue degli istinti che non ci dorme la notte per mesi, no? Allora è importante creare un Cavalluccio di Mare, perché ti risveglia qualcosa, allora cominci a lavorare. Io ringrazio il Comune di Pescara, che francamente è un comune eccezionale, una situazione bellissima che forse non ho mai trovato da nessuna parte, con l'assessore Anna Rita Sacconi, Paone Sacconi, Carlo Masci, che hanno appoggiato l'idea. Cioè, un comune che presenta un'opera d'arte senza così, perché amano l'arte. E questa è la cosa più bella.